se vogliamo vedere come l'unità della candela dipenda dal denominatore, dal numeratore 7, possiamo dividere la sua unità, che è data da 540 alla dimensione di 10 alla 12 cicli al secondo, possiamo dividere questo 540 e vedere in che modo è costruito interamente con il 7. Se invece vogliamo riferirlo alla molecola di luce, laddove la molecola è caratterizzata dall'indice 23, possiamo tranquillamente partire dal rapporto di 7 terzi e seguire la divisione di 7 diviso 3. Quando noi dividiamo l'unità di 540 della candela per il rapporto dato da 7 terzi, otteniamo la molecola in decine, ossia otteniamo un valore di 230 e rotti, che possiamo meglio considerare se lo vediamo scritto. Insomma, noi vediamo la molecola data da 6 volte 10 alla 23 nel suo valore inverso, per cui il valore inverso di 6 diventa un sesto, tanto che un sesto di 6 poi diventa l'unità, e il valore inverso di 10 alla 23 diventa 23, cioè diventa il logaritmo di 10 alla 23, perché l'inverso di una potenza avente base 10 è il logaritmo decimale di quella potenza. Quindi complessivamente l'inverso di 6 moltiplicato la potenza 10 alla 23 è un sesto di 6 moltiplicato 23, cioè 23, perché è 1 per 23, però in un modo tale che il 10 elevato a 23 si presenta come 10 per 23, cioè come 230, e il valore aggiunto in 10 settimi rivela il ciclo 10 che si divida nella libertà di moto del sistema tridimensionale dello spazio. È un periodo, perché 10 settimi rivela 1,4, 28, 56, eccetera, è periodico. Quindi abbiamo una molecola riferita al ciclo 10 e il periodo eterno del sistema tridimensionale riferito alla stessa decina.